tonno con la cipollata in agro dolce. La cipolla prima la caramelliamo e poi gli facciamo l'agro con l'aceto. E profumiamo con la menta fresca. Un piatto tipico siciliano, diciamo, dei pescatori di tutta la zona. No, è di una semplicità unica. Un po' di difficoltà sta solo quando si prepara l'agro dolce. Normalmente le mamme mettono zucchero e aceto assieme. Invece prima si mette lo zucchero, possibilmente di canna, si fa sciogliere, si prende per prendere, come si dice, vapore, con la fiamma alta, e si sfuma con l'aceto dopo che lo zucchero è caramellato. Il tonno cuoce nei 2-3 minuti che si sfuma con la cipolla, anche perché non deve cuocere tanto, perché se cuocere tanto diventa come la suola delle scarpe. Quindi deve restare morbido e mantenere tutti i suoi succhi all'interno del pesce. Da questo è il tonno che stiamo lavorando. Tonno fresco, era di 16 kg, pescato nei nostri mari. Il colore proprio particolare, viene abbronzato. Signor Pasquale! È un evento aspettato, questa è la novità, lo sentiamo giorno per giorno, man mano che la prepariamo, le persone lo aspettano. Noi pensiamo di crescere sempre di più, perché l'obiettivo di questa manifestazione non è solo il mangiare. Come questa sera vogliamo coniugare gli attrattori culturali, che sono i beni culturali, quindi il Parco Archeologico di Tindaci, il Parco Archeologico di Salunto e altre strutture che devono ancora arrivare, i galli che hanno anche risorse da spendere e il mangiare bene, quindi collegare i percorsi culturali insieme ai percorsi enogastronomici. Noi siamo ricchi nel nostro territorio, Giosa Maria fra l'altro è un paese che ci sono 5.000 posti letto, quindi può essere base anche rispetto al Parco dei Nebrodi e a tutto ciò che ruota intorno a Gioiosa, e questo credo che sia uno degli obiettivi dell'amministrazione, perché far crescere il paese e creare attività e creare lavoro. Intanto gli stand sono 51 con 65 produttori. L'anno scorso eravamo quasi 40 e quindi ogni anno sempre di più, sapendo che noi selezioniamo. Ad alcuni abbiamo chiesto di non venire, perché quelli che fanno per mestiere magari i panini, che è un lavoro, comunque quello non è da ostaggiare, però questa cosa, la nostra manifestazione è una manifestazione diversa, è una manifestazione legata ai prodotti locali, ai prodotti a chilometro zero che riguardano la Sicilia. Molti di quelli che ci sono presenti sono aziende che producono e poi magari trasformano e vendono, dai grani a suino nero, su cui dedicheremo domani sera una giornata, perché i Nebrodi hanno questo diciamo, prodotto, che è un prodotto importantissimo che dovremmo valorizzare. Quindi l'obiettivo è questo, sapendo che i turisti oggi non cercano solo fare mare. Una volta si veniva, diceva, vado a Gioiosa Maria perché c'è il mare, e poi magari si fermava una settimana solo nel villaggio. Oggi vogliono uscire, e quindi noi da questo punto di vista vogliamo fare questa cosa, lavorare in questo senso e dare una prospettiva migliore e continua per allargare anche il periodo turistico. Sindaco, chi l'avrebbe detto tanti anni fa che questa manifestazione arrivava a questa ennesima edizione, ma porta anche lustro al vostro paese. La buona gastronomia, il turismo, in questo caso anche la parte culturale, un qualcosa di completo che porta anche economia a una cittadina come Gioiosa Maria. Quest'anno Gioiosa Gustosa ha avuto tantissime richieste di poter esporre i vari prodotti, e si è cercato di accontentare tutti i produttori facendo anche una scelta selezionata dei prodotti più buoni.
È un evento che sicuramente dà lustro. Abbiamo anche il piacere questa sera di essere inaugurato dal nostro gruppo Il Meliuso, che è il nostro gruppo folcloristico che ormai ci rappresenta in tutto il mondo. E abbiamo anche il piacere proprio stasera di avere questo incontro, questo convegno legato ai beni culturali, in cui Gioia Marea ne ha parecchi ed è necessario farli emergere. Abbiamo ad esempio l'antiquarium, che purtroppo è un tesoro messo in un luogo non adatto. Abbiamo ora trovato il posto dove poter spostare l'antiquarium e proprio per questo già con la direttrice del parco archeologico di Tindari, la dottoressa Piccione, abbiamo iniziato un percorso per poter spostare, mi auguro molto rapidamente, l'antiquarium nel luogo giusto dove possa essere valorizzato e soprattutto dove tutti lo possano visitare e possano conoscerlo. Aspetta. Andiamo ora dove le passette. Allora, quest'anno, essendo la decima edizione, abbiamo cercato di ampliare il cartellone degli avvenimenti, riproponendo, come fin dalla prima edizione, una tematica che sarà quella trattata questa sera al convegno, cioè i beni culturali presenti nell'intera isola ed in particolare a Gioiosa Marea, perché la caratteristica di Gioiosa Gustosa è quella è il connubio perfetto del cibo e della cultura insieme. Non è soltanto una manifestazione enogastronomica, ma vuole essere una manifestazione che attraverso il cibo parla della cultura, parla della storia di un territorio. La crescita negli anni, vabbè, è scontata, è palese, si vede, la gente ci conosce, vuole venire a gustare. L'obiettivo è quello di far capire, comprendere che dietro la preparazione di un piatto c'è una storia, c'è una cultura, c'è una tradizione. Non è semplice prodotto, mordi e fuggi. Vorremmo far comprendere che ciò che loro mangiano viene comunque da tradizioni anche millenarie e quindi è bello inserire all'interno di ciò che può trasmettere il gusto anche un po' di cultura. E per questo noi teniamo tanto che vengano i produttori in primis e che quando presentano il loro prodotto raccontino come viene lavorato, prodotto, allevato se parliamo di suino nero, coltivato se parliamo di grano, di ceci o di quant'altro. Sì, e allora salve, buonasera a tutti, benvenuti alla decima edizione della manifestazione di Gioiosa Gustosa. Troveremo un ricco percorso, un itinerario di sapori enogastronomico di molto valore. Troveremo all'interno di tutto il percorso 50 stand con 65 aziende, produttori di tutta la Sicilia, produttori propri, coltivatori e aziende agricole. Sarà, spero, una bellissima manifestazione, perché c'è tanto sacrificio, tanto lavoro dietro, non si incomincia da poco, ma c'è un lungo lavoro e spero che i risultati ci saranno e sono contento. Questa sera abbiamo il carretto siciliano e il gruppo folklore di Gioiosa Marea, Il Meliuso.
E avremo anche domani sera un bellissimo spettacolo, gli UV4, e domenica sera chiuderemo con il ballo, la scuola di danza Planet Dance, e a lietarci la serata ci sarà Nino Leone con il sax. Nino, la paesanella. Allora, come sempre davanti abbiamo questo prosciutto particolare. Ecco, facciamo finta che non sappiamo niente per chi ci segue, che tipo di prosciutto è? Ma intanto c'è da dire una cosa, questo è un prosciutto tutto siciliano, perché la cultura dei prosciutti si ferma al centro e al nord Italia. E noi invece in Sicilia siamo riusciti a produrre un prosciutto così particolare nel suo allevamento, nel suo accrescimento e anche nella sua stagionatura, perché è particolare nell'animale, che poi finisce una stagionatura di 40 mesi in cantine naturali. Per arrivare al prodotto finito, quanto tempo ci vuole? 5 anni. 5 anni? Sì. 2 anni impieghiamo per allevare l'animale, perché è un animale che vive libero e si nutre di tutto quello che trova nel sottobosco. Gli facciamo ovviamente un'integrazione nei mesi che il bosco non è generoso, e per portarlo al peso di 120 kg appunto ci impieghiamo 2 anni, e per altri 3 anni lo stagioniamo. Allora, vedete, lei è bravissima, proprio brava a tagliarlo sottile sottile, si vede dall'altra parte, ecco, se ce lo fai vedere. Procura il suo coltello, la serie di coltelli, vediamo, bisogna stare attenti, vediamo. Ecco, la particolarità, dicevo, di questa coscia. La particolarità cos'è, Lucia? Cos'è? Vedo grasso, vedo... Ecco. La particolarità di questo animale in se stesso è la taglia molto piccola. I prosciutti partono da un minimo 6 kg e raggiungono un massimo di 8. E ancora un'altra particolarità, che ha rischiato l'estinzione per questo motivo: il rapporto di massa grassa che ha sul muscolo. Parliamo del 70% di massa grassa e del 30% di muscolo. Bene, allora vediamo, adesso ci taglia una fettina così sottile che io vedo i miei colleghi qui davanti, Nino Mirabile e Calogero Barone, attraverso una fettina di prosciutto abbastanza sottile. Prosciutto crudo di maialino nero. Ecco, io vi vedo perfettamente. Voi vedete il prosciutto che io mi mangio, però questo è sicuro. Tra l'altro quel grasso lì, che potrebbe sembrare oggi bandito dalle tavole di tutti, è un grasso tanto particolare perché contiene il 53% di acidi grassi polinsaturi, quindi parliamo di un colesterolo buono. Grazie, complimenti. Grazie a voi.